È tutto pronto allo stadio San Siro per la penultima giornata del campionato di Serie A 91-92, un campionato che alle due protagoniste di questa gara ha riservato soprattutto delusioni. Il Milan di Capello, infatti, annunciato come una delle protagoniste della stagione, non è saputo insidiare, se non per una parte del campionato, la supremazia del Napoli. Fuori dalle coppe europee per una scelta discutibile della UEFA, rischia sul campo di non arrivare tra le prime cinque e di saltare ancora una campagna europea. Il Cesena, assai brillante in Coppa Italia dove ha ceduto le armi solo in finale alla Juventus, invece è a un passo dalla retrocessione. Infatti, i 3 punti di ritardo proprio dalla Juve condannano di fatto i bianconeri romagnoli alla discesa in Serie B in caso di mancato successo di oggi. Ed in ogni caso, se la Juventus dovesse battere il Como, già retrocesso, sarebbe Serie B per il Cesena. Tutto è pronto per la partita, arbitrerà il signor fabbricatore di Roma. Buon divertimento. 16 minuti sul cronometro, pressione rossonera, ma per ora il Cesena si difende con ordine. Ma adesso su azione d'angolo Albertini una buona opportunità e si presenta il tiro davanti a Fontana e lo batte. Splendido il tocco sotto che batte il portiere del Cesena. Pertanto, come siamo giunti al 16esimo, Milan 1, Cesena 0, la rete di Albertini. Siamo al 23esimo, si sbilancia il Cesena già per cercare la rete del pareggio, Milan in vantaggio grazie ad Albertini, ma Van Basten ha una buona opportunità dopo lo scambio con Donadoni, il tiro para Fontana e tiene vive le speranze del Cesena. Solo Milan in questa fase di gioco, azione insistita da Albertini, la palla arriva Paolo Maldini, tiro che si spegne alla destra nel palo difeso da Fontana. Cesena che resta miracolosamente in partita. E si va al riposo con il punteggio di 1-0 per il Milan alla rete di Albertini dopo 16 minuti. Milan ha dominato questa prima frazione di gioco che però poi si è un po' innervosita e incattivita. Infatti sono ben 4 i giocatori finiti sul taccuino del signor fabbricatore di Roma, ovvero Maldini e Gullit per i rossoneri e Amarildo e Teodorani per la squadra ospite. Finale del primo tempo da San Siro 1-0 per il Milan. Secondo tempo abbastanza bloccato con il Cesena che tenta timidamente di inserire la retroguardia rossonera senza però riuscirvi, mentre ora il Milan in contropiede con Van Basten va alla conclusione e trova il gol del 2-0. Marco Van Basten, capocannoniere del campionato, marca il suo gol anche oggi contro il Cesena e come siamo giunti al minuto 61 raddoppia per il Milan. Cesena sembra ormai essersi arreso, Milan avanti di 2 gol e con la possibilità di andare a finire il terzo incontro con Paolo Maldini. La tocca Fontana, l'ultimo ad arrendersi dei Romagnoli. Ma con questo punteggio il Cesena retrocede in Serie A. Cerca ancora gloria personale Albertini, già autore del gol del vantaggio iniziale del Milan. Ecco il tiro, palla si spegne sul fondo, siamo all'86esimo. E si chiude con il punteggio di 2-0 la sfida di San Siro, punteggio che sancisce la retrocessione matematica del Cesena. I Romagnoli oggi effettivamente non hanno dimostrato granché, vuoi anche per la voglia del Milan di salutare il suo pubblico dopo un campionato di alti e bassi. 2 punti per il Milan che significano corsa piena per la zona UEFA. Bisognerà vedere nell'ultima giornata che cosa accadrà per riportare il Milan in Europa. Salutiamo pertanto il Cesena, al quale auguriamo una pronta risalita in Serie A, ricordando che i Romagnoli sono stati gli assoluti protagonisti della stagione in Coppa Italia, arrivando fino alla finale e perdendo per pochissimo contro la Juve.